Salve ragazzi e benvenuti in questa nuova fantastica puntata di Vi faccio scaricare l'applicazione mondata di Harry Potter Hogwarts Mystery. Oggi qualcuno mi ha chiesto dove ero rimasto con la fantastica missione dei vestiti. Sono arrivato più o meno qua, quindi ci vorrà una marea. Ma qual è la novità? La novità è che è uscita la 1.7.4. E vi spiego come dovete fare per installarla. Nel mentre vi faccio anche vedere che, nonostante l'aggiornamento, io comunque non posso avere, non so per quale motivo, non ho una sessione del club di duellanti. Questa è la nuova versione. Questa è una versione moddata, quindi ragazzi, cosa vuol dire? Vuol dire che l'energia è ovviamente infinita. Andiamo, per esempio, qui a vedere, a fare una piccola lezione di empatia. Andiamo tipo a lezione di incantesimi per farvi vedere. Ascoltate questo video perché ci sono delle cose che dovete fare importanti perché il gioco potrebbe non funzionare altrimenti. Quindi facciamo un'ora. E come potete vedere, l'energia si scende come la versione precedente. Quindi mi raccomando, non mi fate le solite domande. Non mi fate le solite domande in cui dite che, ah, ma l'energia scende. Sì, l'energia scende. In effetti siamo a 2 ora di energia. Siamo a 1, siamo a 0. Ma adesso mi fa comprare l'energia gratuitamente, quindi ragazzi, non mi domandate, ma l'energia scende? Sì, scende, ma se andate a vedere, poi vi costa zero rifarla. Quindi ragazzi, come fate? Allora, dovete scaricare il link dal link qua sotto, vi lascio due link, sono lo stesso identico file. Il primo è di un sito, il secondo è di un altro, quindi a seconda di dove riuscite a scaricare, il primo è quello forse leggermente più facile, Mediafire, basta che cliccate, ignorate qualunque tipo di pubblicità, se vi chiede una password avete sbagliato qualcosa, era una pubblicità, quindi non date password in giro. Vi ricordo come al solito che dovete per forza collegare Hogwarts Mystery a Facebook, perché altrimenti perdete il salvataggio. Per poter aggiornare, essendo che questo qui non è lo stesso sviluppatore che ha fatto l'applicazione di prima, perché purtroppo non l'ha ancora aggiornata, o almeno io non l'ho trovato, è un altro ancora. Quindi dovete per forza disinstallare la vecchia applicazione e metterci quella nuova. Quindi dovete essere sicuri di aver collegato a Facebook, perché altrimenti perdete il salvataggio e non potete farci nulla. Cioè, tecnicamente, se mandate l'email all'assistenza senza fargli notare che la versione era modificata, eccetera, tecnicamente dovrebbe ripristinarvi il salvataggio, però dovesse dargli un numerino che non so esattamente quale sia, è complicato. Quindi mi raccomando, se non siete su Facebook, non fatelo perché rischiate di perdere tutto. Come altra cosa, c'è un piccolo problema: i soldi non aumentano. I soldi non aumentano perché probabilmente oltre 50.000 è bloccato. Almeno io ho notato che qua io sono a 66.000 e non mi aumentano i soldi. Quindi probabilmente, ciao Pix, probabilmente c'è questo contatore. Però comunque, non, per fare le cose non mi costa niente. O almeno così c'era scritto. Ora andiamo a vedere se è vero. Andiamo a fare una bellissima missione di amicizia nella sala grande, mangia con un amico. Quello era uno spoiler, ma tanto dovreste essere in pari con i video perché è uscito oggi l'altro. Vediamo un po', proviamo a fare qualcosa con Ben, che così a caso. No, ok, costa 40, siamo a 66.205. In realtà mi costa, ok, però un pochettino costa, vabbè, però dai, pazienza, su via. Comunque, se siete sotto 50.000 dovrebbe aumentare, quindi non c'è questo problema. Il tuo cibo preferito? Non ho la più pallida idea. Patatine? Bravissimo. Quindi, ragazzi, mentre io finisco questa lotta di amicizia con il nostro caro amico Ben, chissà se è un traditore oppure no, non lo so. Abbiamo finito subito. Vi ricordo che qua sotto c'è il link. C'è anche il link per poter giocare da computer, quindi allora. Ragazzi, io vi sto lasciando tutte queste applicazioni gratuitamente, senza nessuno scopo. Quindi, se poteste scaricare quell'applicazione tramite il computer, che io ci faccio un piccolo guadagno sopra, mi fareste veramente un piacere. Poi non dovete giocarci, provatela, la provate, ci giocate 10 minuti, comunque potete usarla sia sul computer che sul cellulare, quindi magari per comodità, quando siete in casa, comunque col computer magari ci vedete meglio, è più simpatico, più carino, più coccoloso. Quindi una prova io
se la fate, mi fate veramente un enorme favore. Io qui non voglio comprare questo animale, come vedete costa 0 con questa applicazione. Qua costa 0 monete qualunque animale, ma io non voglio assolutamente comprare altri animali, tutto è 0. L'unico problema è che ovviamente ora c'è la nuova cosa che se tu compri dei vestiti qui ci dà degli attributi. Ovviamente con questa applicazione gli attributi non ce l'abbiamo, quindi non vi conviene comprare vestiti gratuitamente, perché se no non avete gli attributi di coraggio, empatia e ingegno, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, visto che vi do tutti questi contenuti gratuiti e a tempo perso solo io, per me, per tutti voi, senza guadagnarci assolutamente niente. Ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Was Mystery, sperando, perché qui siamo ancora in porta pazienza. Tecnicamente stasera dovrebbe, spero tanto, aggiornarsi. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, ai miei canali social, Instagram, Telegram e Facebook, tutti a nome Il Pixel Matto, trovate i link qua sotto in descrizione. Ci vediamo alla prossima puntata, per oggi è tutto, fatto il misfatto!